Oh, buonasera. Buonasera a tutti. E scusate il ritardo, sono una mezz'oretta in ritardo, infatti, ma ci sono. Anche perché non potevo mancare, dobbiamo continuare Triangle Strategy. E questa sera siamo a un punto importante della nostra storia, dove eravamo già arrivati nel nostro NG, ma qui faremo appunto ancora una volta la scelta alternativa, ovvero invece di denunciare Saltiusende, lo asseconderemo nel suo traffico illecito di sale. Quindi, bado alle ciance, direi che abbiamo già fatto abbastanza ritardo. Vi aumento un po' il volume del gioco e passiamo noi. Intanto diamo un'occhiata alle nostre unità che dovrebbero essere ormai belle belle ciccione, quasi tutte sul 40. Tranne Quahog, che è l'ultimo arrivato, e Frederica. E a questo punto direi Roland, che è rimasto un pelino indietro. E qui non vedo ancora, perché ufficialmente non si è ancora riunito il gruppo, in effetti, ora che ci penso. È con noi, ma non è con noi. Ok. C'erano secondari all'orizzonte, non mi pare di vederne. Ok. Vediamo, perché questo dialogo credo proprio che potremmo anche evitarcelo, dato che sarà appunto la proposta. Loran Oji, Vostra Altezza, Voto の演説avete についsaputo del てお聞discorso きになtenuto られまnellaしたか？capitale? ああ。Sì.許せません。Che schifo. フォCostringere デLady リア様Coradelli a に、proferire quelle あのparole ようなことè を言わせる。semplicemente. ユーダ、シュエBasta ト。così, Hugat. しかし、ma オaltezza, ンは、Gustav 実の父Ulm のは死を歪distorto められ、i fatti, まる gettando で fango グsu スvostro タフが padre,正義per があるかapparire のdalla ごparte とく。della ragione.言うなVabbè, と言っcome ただせろのう。lo sapessimo. わめHo いて detto通りbasta かなる così. のか。Non serve a nulla indignarsi e strapitare. コーデリアはたった一Mia 人で戦sorella っている。sta combattendo con 一日でla も早sua く personale救battaglia ってやりたい。completamente da sola. La voglio salvare il prima possibile. 申し訳ありません。Vi chiedo scusa.憤りは皆同じです。Siamo tutti arrabbiati ロラン quanto様。te, Roland. いや、そう。Scusami, amico mio.俺もHo 当然です。esagerato. だが思うだけではダメだ。Però non possiamo soltanto 行動を起こさparlare. なければ意味Prima o がない。poi dovremo anche agire. O sarà stato tutto inutile. おっしゃる通りでBen す。detto. A今やquesto ロラン punto la 様の死vostra は公morte のものになりどました。dovrebbe essere di dominio pubblico. これであTutto ha あなたも inizio ora我che々siamo も finalmente自liberi 由di に動agire. く。皆、聞いてくれ。Ascoltate, amici. グリンブルクの王Sua 子、Altezza ロランは死んRoland だ。di Glenburg è morto.俺は、Davanti a voi滅亡した王国から avete 落ち延びた名Roland, もなき一un 介の兵semplice 士、soldato, ロランである。fuggito da un regno in rovina. グリンブルク王家が、Combatterò al vostro fianco再び fino日al の目を見giorno られるそin の時cui まで、i reali di Glenburg potranno di よろnuovo しく頼む。uscire alla luce del sole. Eccolo lì. Maschera a cappello. E Maxwell è ancora それvivo. は、Ma quella è la マクスウmaschera ェル殿。di... あ、Che poi in そのgiapponese lo 仮名。dice, dice Maxwell在d'oro. りし日のマクスおウェル殿cielo. さながら。Siete il ritratto vivente del povero Sir Maxwell. これは、I この冒Wolfert 頭家non だけの dovranno秘密でrivelare a す。nessuno皆様、questo よろしいで segreto. すね。Tenetelo tutti bene a mente.師匠。Maxwell, maestra, エスフロストダミミヤラキハforza ラdi チカ。ridurre Aesclest in cenere. Roland torna a far parte del gruppo. Ora Roland è con noi ed è con noi. Intanto perdonatemi, ma come vedete passo a calibri父上sempre のpiù容態はどうだ？grandi. Come sta mio padre? Questo potrebbe ハイサンcambiare ダが perché用意abbiamo しlaてくれた medicina.薬は？Gli state somministrando la medicina che Sabulos ha preparato per lui? No, non ci fidiamo. Che in飲effetti, ませています。sì,意識は戻non りsi è ませんancora が、risvegliato.呼吸はE随ora分穏respiro やè かun になりポピュました。ー そうか。苦しみが和らいだのは良かった。Ho capito. È già un sollievo che non soffra più come prima. 父上に
Anche se speravo di potergli riferire la situazione. Serenova-sama. So già cosa va bene detto vostro padre, lo zero. Vi avrà bello dato per come avete difeso Wolford. Il peggio comunque è ancora di là da venire. E già, è solo questione di tempo prima che gli Ende ci facciano pagare l'aiuto che ci danno sotto forma di qualche bella rogna da risolvere. Ok, direi che a questo punto questo dialogo lo possiamo saltare. Ha qualche piccola variazione sul tema, ma il succo è ancora questo. Adesso ci arriverà il messaggio dagli Ende, o meglio, da Saltius. Pelanda, quanta roba. Porta delle due sentinelle. Dai, cominciamo a vedere che succede ad Isglast. Anzi, Svarg. E qualche cosa. Ma da Svarg abbiamo recuperato il nostro figlio. È tornato a casa. Voglio vederlo subito. Che succede? Perdonate se mi permetto, signore, ma ve lo sconsiglio. Perché mai? È rimasto esposto alle intemperie, signore. Non dovreste vederlo così. Ho capito. Lasciami solo. Perdona, Dragan. Abbi pietà per il tuo inutile padre. Te lo prometto. Scoverò chiunque sia il vero responsabile della tua morte. Eh già. E questo potrebbe non piacerti. O meglio, potrebbe piacerti, ma... Beh, insomma, vedremo. Perché il nostro piano adesso è proprio quello di far sapere a Svarg chi ha ucciso veramente suo figlio. Lago Salino. Ah ok, questo l'avevamo già visto. Me lo ricordo anche bene questo. Quindi direi glissiamo fin dove possiamo, dato che abbiamo già vissuto un intero NG e siamo oltre le 70 ore di gioco, quindi... Questo è ben il 27esimo episodio della serie. Quindi direi che siamo già a buon punto, no? Porta di Wolford. Quindi è vero che avevano degli scambi di saputa, ok, questo quando abbiamo un insight su quello che sono i commerci e gli intrallazzi degli Ende. E direi che qua è dove abbiamo poi, diciamo, la proposta che non possiamo rifiutare. Alcuni giorni dopo. Serenoa, posso parlarvi un momento, Serenoa? Finché non me lo ricordo ve lo leggo, se no saltiamo anche qua. Guarda, la nostra promessa di matrimonio. Ora che il regno di Glenbrook è stato annientato da Isglast. Quale significato può avere come la nostra? Mio fratello ha sempre saputo che sarebbe arrivato questo giorno. E io, ignara di tutto, sono venuta qui a Wolford, entusiasta di poter compiere il mio importante dovere. A pensarci mi viene quasi da ridere. Nulla è mai andato come speravo. Sì, questo l'abbiamo già visto.
La mia vita è stata tutta un susseguirsi di decisioni prese da altri. Lo stesso vale per me. Quasi nulla di quel che mi è accaduto è andato come speravo. Ma voi avete tanti amici. Un luogo da poter chiamare casa. Lo avete anche voi. Fate parte della nostra famiglia. Siete una Wolford adesso. Sereno. In realtà, nonostante cerchi di sembrare saggio e sicuro di me, io stesso mi sto interrogando seriamente su cosa fare, Frederica. Lo immagino. È difficile decidere. Finalmente li ho trovati. Se Benedict vi sta cercando. D'accordo. Digli che torniamo subito. Insomma, un po' di privacy. Un carico da Sersacchio, ecco appunto. Skip. Eccoci qua. E questa è la scelta. Papà. Vorrei avere questa opinione, ok. Benedicto. Prego, Benedicto. Subito, signore. Abbiamo appena ricevuto una richiesta da Sir Saltius. Vuole che trasportiamo un particolare carico fino ad Asgnast. Buonasera, Mark. Benvenuto. Passato una buona giornata, tutto bene? Che tipo di carico? Sale. Fuori dal controllo del consorzio. Ci chiede davvero di aiutarlo con il suo traffico illegale. Sai, Egusam non si sbagliava sulla sua disonestà. Già. Pensa che gli onorevoli Wolford siano dei criminali da strapazzo che sbaglia di grosso. Dobbiamo rifiutare. Aspetta. Vedete da così. Se accettassimo, potremmo ottenere prove tangibili dei suoi crimini. Esatto. Padre Benedict, intendete forse denunciarlo alle autorità di Sabulos? Sabuna è la possibilità, in caso intraprendessimo questo percorso. Ecco, così mi piace. Denunciare l'ingiustizia, questo fa di Wolford. E al contempo potremmo instaurare un legame con lo Ierofante. Cosa ne pensate di chiedere appoggio a Sir Egusam? Potrebbe intercedere con il Ierofante per noi. Dopotutto anche egli è a conoscenza dei crimini di Sir Saltius. Dovrebbe essere pronto a esporli. Ecco perché quel sacco di merda, quando noi nella scorsa anno l'abbiamo fatto per conto nostro, era così tronfio. Perché era esattamente quello che volevamo, quello che voleva fare. Brutto sacco di sterco. Ci stiamo dimenticando di una questione cruciale. Padre Saltius è pur sempre uno dei Septem Sapientes di Sabulos. Sì, ma a quanto pare gli altri non vedono l'ora di fargli le scarpe. Ha molti più contatti di noi in canali ufficiali e non. Non possiamo agire in maniera sconsiderata. In ogni caso, avevo bisogno di prove più che concrete per denunciarlo. Cosa possiamo fare per procurarcelo? Certo, questo carico di sale sabato potrebbe essere prova di un traffico illegale, ma siamo gli unici a conoscerne la provenienza. Non è possibile distinguerlo dal sale venduto regolarmente. Siamo davvero convinti che possa dimostrare alcunché. In effetti, se le nostre accuse fossero respinte, non perderemmo solo l'appoggio di Saltius, ma anche ogni credibilità nei confronti di Sabulus. Se non abbiamo prove sufficienti, allora io dico di fare come richiesto e andare ad Asgrast. Giusto. Se solo avessimo delle prove inconfutabili, vi è una chiara divergenza di opinioni, ma dobbiamo fare una scelta. Denunciare il traffico illegale di sale alle autorità di Sabulus oppure parteciparvi. Preparate la bilancia risolutrice. Dobbiamo mettere la questione di voti. Ok, abbiamo superato una prova molto dura, ma la situazione si fa sempre più complessa.
Questa decisione potrebbe influenzare il nostro futuro. Bisogna soppesare molto bene i vari fattori. Ok, io direi chat, qua abbiamo già preso le nostre decisioni, e abbiamo deciso che, siccome la volta scorsa abbiamo detto di andare a Sabolos a denunciare l'esistenza del contrabbando, questa volta faremo invece come chiede Saltius. Quindi dobbiamo convincere Benedict, Federica, Erador e Anna. E siccome i dialoghi li abbiamo già visti tutti, procediamo senza indugio. Quindi Benedict, sarà Saltius, è coinvolto nel traffico illegale di sale. Dovremmo denunciarlo piuttosto che prendervi parte anche noi. Certo, è possibile che non ne usciremo totalmente illesi, ma sarà la scelta migliore sul lungo termine. Stavo provando la scelta, tutto bene, grazie. È un po' che non passo, come va? Ma io sto abbastanza bene, dai. La tosse è quasi andata via del tutto. Sono vivo, nonostante una sequenza inenarrabile di sfighe che mi stanno succedendo con casa e tutto, però dai, siamo vivi, l'importante è quello. Se ho capito bene, Milord, voi preferiste secondare Sir Saltius? Esatto. Vediamo, non abbiamo certezza che la nostra denuncia venga ascoltata. Rischiamo di inimicarci non solo gli Ende, ma tutta Sabulus. Anche se l'ha fatto con un secondo fine, Sir Saltius ci ha dato il suo appoggio. È giusto ripagare questo debito? Ma proprio no. Siamo completamente isolati, non possiamo permetterci di perderci l'unica certezza che abbiamo, ovvero l'aiuto degli Ende. Direi, non abbiamo certezze. Si tratta di introdursi in un altro paese e accusare una delle sue figure di maggiore autorità. Le probabilità non sono esattamente a nostro favore. Sono leggermente basso di microfono? Mi alzo un pelino, non c'è problema. Va meglio adesso? O è troppo alto? Forse è meglio così, dai. Mettiamo una via di mezzo. La probabilità non sono esattamente a nostro favore. Fatemi pure sapere se il volume di gioco è troppo alto o se il mio è troppo basso. Perfetto, bene. Abbiamo fin troppi nemici per rischiare di crearcene degli altri. Abbiamo ancora tempo per discutere. Voi ritenete che non sarebbe saggio lanciare la nostra accusa? Ho capito bene, Milord? Temo di sì, non abbiamo abbastanza informazioni, oppure se Saltius si è guadagnato un posto tra i Sapiens Sapientes e non è uno stolto, ci sta tenendo sotto stretta sorveglianza, e uno dei Sapiens Sapientes sarebbe la nostra parola contro la sua. Dubito fortemente che ci ascolterebbero. È una preoccupazione legittima, signorina. I Septem Sapientes sono le massime autorità di Sabulus. Potremmo addirittura essere etichettati come dei sobillatori e finire per inimicarci tutto l'impero. Una situazione che vorrei evitare. Comprendo il tuo punto di vista, ma ti chiedo di considerare anche il mio. Senz'altro, Milord, ripenserò alla mia posizione tenendo conto di ciò che mi avete detto. Sembrano aver cambiato l'opinione. Molto bene. Federica, non possiamo ignorare questo traffico, bla bla bla, sì. Invece io ti dico di fare come chiede. Come mai siete contrari a sporgere denuncia, Serenora? Vorrei sapere le vostre motivazioni. Ora, come ho il casato di Wolford, non può esistere da solo, abbiamo bisogno dell'assistenza degli Ende. Vero, fino a un certo punto, capisco la vostra reticenza, ma potete davvero affermare che sia il momento opportuno per intraprendere tale cammino? Ok, Sir Saltius è uno dei Septim Sapientes. Accusarlo senza prove schiaccianti sarebbe controproducente. Ho sentito che appoggia lo Ierofante da molti anni. Ha di certo una grande influenza a Sabulus. Noi invece siamo solo degli stranieri in difficoltà e senza prove. Io stessa dubito che ci basterebbero orecchio. Dunque, vorrei continuare a discutere la questione. Vi prego di spiegarmi cosa vi spingerebbe a partecipare al contrabbando gestito dagli Ende. Il Golden Path? Questo non l'abbiamo beccato, ma penso di sapere dov'è. Siamo già in conflitto con Asglas, voglio evitare di creare altri nemici, voglio capire quali siano le reali intenzioni di Asglas. Recarci potrebbe darci motivo di raccogliere informazioni. Ecco, questa è una cosa importante. Anche io vorrei conoscere la verità, ma si parla di entrare in territorio nemico per trattare con un individuo ignoto. I rischi sono molto elevati. Sarà meglio fermarsi qui, Federica. Spero di essere stato esaustivo. Sembra di aver cambiato l'opinione. O Erador. Sì, bla 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 bla. Facciamo come chiede Saltius invece. Non ditemi che voi volete partecipare a questo crimine, signorino. E anche questo ce lo siamo bevuto.
Però immagino che sia in uno degli, dei percorsi alternativi. Abbiamo già ricevuto l'aiuto degli enti, non possiamo ripagarli con una denuncia. Se assalti su uno scalto è possibile che ci tenga sotto controllo per assicurarsi di non essere tradito. Considerando cosa ci sta chiedendo, beh, sì, ha senso. Ho sentito che con quel suo tirapiedi suo non c'è da scherzare. Se non stiamo attenti, potrebbero fare loro la prima mossa. Potendo scegliere, neppure io commetterei mai un crimine, ma dobbiamo anche guardare in faccia la realtà. Lo so che ci avete pensato tanto, ma sono ancora convinto sia meglio denunciarlo. Bene, se la nostra accusa fallisse, ci faremmo nemici non solo gli Ende, ma tutta Sabulos. Non è un rischio che possiamo permetterci. Oppure, e per salvaguardare il futuro di Warford, dobbiamo stringere i denti e sopportare insieme. Sono pronto comunque in pietà pur di salvarci. Abbiamo bisogno di risorse di ogni genere, la loro origine è ininfluente. Minchia, questo è proprio da verme starci da zerbino. Direi che la prima è quella più sensata. Saremmo completamente soli. Capisco la vostra preoccupazione, signorina. Lo so com'è la situazione, lo so, ma non voglio accettarla. Cosa dobbiamo fare? Ci devo pensare ancora. Anna, best waifu. Trasportare sale di contrabbando, facciamo come chiede Saltius. Dunque preferiste obbedire a Sir Saltius? Posso chiedervi perché? Voglio sapere di più su questo traffico, così capiamo come affrontare gli enti quando il momento arriverà. Credo possa essere conveniente guadagnarsi la fiducia di Sir Saltius. Sono disposto a infrangere la legge per proteggere il mio popolo, accetterò il mio castigo se necessario. Più pragmatismo e meno qua. Lavorando per lui avremo modo di individuare le sue debolezze. Capisco. Vale la pena rischiare. C'è altro che ti preoccupa? Sì, milord. Temo che la nostra complicità possa macchiare la vostra reputazione. Vabbè, ormai, voglio dire. La reputazione è un concetto in fin dei conti privo di valore, non devi preoccuparti, noi dobbiamo fare il possibile per proteggere Walford finché il casato e il suo popolo avranno vita, potremmo sempre riscattarci. È la parola di noi stranieri contro quella di un membro dei Sapientes, senza prove schiaccianti, rischiamo che una denuncia ci sia ritorca contro. Sì, sarebbe molto difficile dimostrare la colpevolezza di Sir Saltius, anzi è più probabile che incolpino noi di ciò di cui noi lo accusiamo. È meglio evitare di trovarci in tale situazione. Vi ringrazio per aver condiviso la vostra opinione, Milord. Molto bene. Ed è il momento di fare una scelta. Avrei preferito fare l'altra perché ci dava 50 punti sonanti in libertà, però... Ehi. Stiamo facendo la Golden Route. E dobbiamo fare questa strada. Sono del vostro stesso avviso, Milord, quindi con lui ce l'abbiamo fatta. Due voti a favore. Mi avete convinto, Serenoa. Tre voti a favore. Ghida mi sembra fosse già a nostro favore, quindi quattro voti a nostro favore. Mi affido al vostro giudizio. Cinque voti a nostro favore. Beh, li abbiamo convinti tutti per forza. E andiamo ad Aslast allora. Mi affido al vostro giudizio, signorino. Pieno. Tutti a nostro favore. Mostraci quale via abbiamo scelto. Per Johnny. Lo sappiamo tutti benissimo. Molto bene. Fare come chiede Saltius. Michi wa sadamerareta. La decisione è stata presa. Obbediamo alla richiesta di Sir Saltius e trasporteremo il sangue del Ducato di Asglast. Pragmatismo più 4. Io volevo libertà. Ci manca poco. Abbiamo deciso dunque. Faremo come richiesto di Sir Saltius e trasporteremo il sangue del Ducato di Asglast. Ora non ci resta che percorrere la strada che abbiamo scelto. Dobbiamo partire il prima possibile. Sono d'accordo. L'importante non è la strada che scegliamo, ma il modo in cui la attraversiamo. Anna, occupati dei preparativi. Subito. Puff. Fine del capitolo. Speranze distrutte. Salvare, assolutamente sì. E come sempre,
salviamo a scala in modo da avere dei backup progressivi, si sa mai. Solusrei wa shien to hikikai ni chiese ai Wolford di aiutarlo in un traffico illecito. Senza più nessuno su cui poter contare, il casato accettò. Serano e la sua compagnia, mettendo a tacere l'orgoglio, si preparano a trasportare il sale illegale. Mi sentite basso per caso? Che mi sono allontanato un pelo dal microfono. Se si è abbassato un pelino, se stando così mi sentite meno, lo alzo ancora un po', perché mi sembra di vedere che la barra sia un po' borderline. Signorino, il carro è pronto. Abbiamo anche preparato dei travestimenti per sembrare dei mercanti. Grazie. Facciamo venire gli altri e partiamo. Guarda un po' cosa si è venuto a fare il glorioso casato di Lucanford. Si sente leggermente meno, allora facciamo così. Lo metto così che è un po' più alto, così quando anche sono un pelino più lontano mi dovesse sentire comunque bene. Dell'onore che avevamo non rimane neanche una briciola. Spero così si senta bene. Un secondo. Cosa diavolo percepisce il microfono? Non lo so, vedo che la barra del microfono sale anche quando non parlo. Ah, due missioni principali addirittura. Wolfert. Ok, questa dovremmo già avere alla vista, gli diamo un'occhiata ed eventualmente torniamo indietro. Cioè, eventualmente saltiamo. Se vediamo che è un dialogo che abbiamo già letto. No, mi sa di no. Io, la regina. Ma non so cosa fare, cosa dire. Come dovrei comportarmi? Sa Sua Eccellenza prenderà le decisioni. Voi non dovete fare altro che annuire. Da brava moglie obbediente. Vedo che Aesglast mi lascia ben poche libertà. Chiunque debba chiedere ad altri come comportarsi non ha bisogno di libertà. La libertà va acclamata. Solo chi decide di lottare per realizzare i propri propositi è in grado di farlo. Per questo motivo io sono libera. Ho capito perfettamente. Vi ringrazio. Siete liberi di agire come preferite. What? Non è quello che mi aspettavo come risposta. Fratello, padre mio, vi prego, vegliate su di me e datemi la forza. Sento ancora credere che nostro fratello stia per sposare quella mucciosa. Manovra politica o meno, a volte non lo capisco proprio. È una follia. Perché piuttosto non lascia Glenbrook a me? Bah. Sarà perché non si fida proprio così tanto? Dico, per poi sbaglio, ma sicuramente sbaglio, però diciamo che probabilmente preferirebbe infilare il braccio in un nido di crotali che affidarti Glenbrook. Però va bene così, cioè, se questo è il tuo pensiero.
scappata dal castello. Sono tutti a bordo. Siamo pronti a partire. Non ci aspetta un viaggio facile, dovendo evitare la strada maestra. Purtroppo non abbiamo scelta. Le istruzioni di Sir Saltius sono chiare. Vuole che troviamo un tragitto nuovo alla riparo da sguardi indesiderati. Ah beh, nulla di più facile. E perché non l'ha detto subito? La via che prenderemo passa tra le montagne e foreste, luoghi per natura poco frequentati. Pare comunque che potremmo incontrare animali selvatici e banditi. E maltempo? E si direbbe che neanche il tempo sarà clemente. Esatto! Andiamo, non possiamo tardare all'incontro. Un casino con la pioggia trasportare il sale. Allora parò da sguardi indiscreti e sotto una pioggia battente, il gruppo dei Wolford avanzò verso nord, lungo un sentiero nascosto tra le montagne. Le condizioni climatiche, anziché migliorare, si fecero ancora più avverse. Il gruppo giudicò troppo rischioso procedere lungo ignoti percorsi montani e decise di fermarsi approfittando di quella pausa forzata per discutere il da farsi. Oh, questo ci manca e ci sarà un gatto. Buonasera, Cyrus. Ti voglio pronto a novembre con Tactics Horror. Non, guarda, lo sto aspettando tantissimo. Non vedo l'ora, perché quel gioco non l'ho mai giocato a suo tempo e voglio giocarlo. La versione vecchia non l'ho mai giocata io. Questo luogo sembra deserto. Che siano dei rudere. Altezza, come fate ad accettare questa situazione? Non ti aggrada dover fare la ricognizione? Per me non è certo un problema. A non aggradarmi è che il principe di Glenbrook debba abbassarsi a tanto. È il papà di Final Fantasy Tactics. Basta sapere questo, lo so. Final Fantasy Tactics l'ho giocato tantissimo, ma la sua versione The War of the Lion, quindi quella per PSP, quella l'ho giocata veramente un botto, perché appunto ci giocavo su PSP ed era bellissimo. Vagare sotto la pioggia per aiutare un traffico illecito. Il titolo di principe non mi appartiene più e sono disposto a fare tutto il necessario. Comunque contateci, quello è un gioco che voglio portare assolutamente. Ma vedervi così è... C'è qualche problema? No. Sono dei semplici rudei. Comunque più avanti c'è un sentiero montano piuttosto impervio. Perché non ci riposiamo qui in attesa che la pioggia cessi? Sono d'accordo. Procedere con questo tempo è pericoloso. Hai ragione. Controlliamo i paraggi per sicurezza e poi ci riposeremo qui. Mi chiedo cosa ne pensino gli altri di questa situazione. Proverò a parlare con loro mentre controllo la zona. Guarda, si può entrare? No? Oggetto? 1200... Ah, ma questo è il villaggio che c'è nelle missioni immaginarie, nelle battaglie immaginarie. Antimpedimento... Diciamo che faccio proprio un giro per cercare gli oggettucoli. Che secondo me ce ne sanno. No. Un pochino sparpagliati qua e là. No. Scherzavo, stavolta non l'ho visto. Ecco, l'unica cosa che proprio non mi piace è il movimento, che qua è veramente un po' incasinatissimo. Vabbè, intanto parliamo con Anna, dai. Ho perlustrato la zona e non sembra esservi nessuno nei paraggi. Tuttavia, non dobbiamo abbassare la guardia. Ok. Sì, qua si può scendere.
Aspetta, ho visto un oggetto. No, ok, sono solo le gocce d'acqua che ogni tanto fanno degli strani effetti. L'automod, vediamo se il problema è questo. No. Ah, aspetta, perché io sto guardando la chat da tablet, e da tablet non mi fa vedere gli interventi dell'automod, ma vedo che c'è di là. Dammi un secondo. Ho risolto. E se ti interessa, la parola incriminata era esce. Lascio a voi le considerazioni in merito. Però c'è anche Diofield questo settembre, che sembra interessante in effetti. Mi piacerebbe l'inizio con il suo annuncio. Guarda, anche io sono abbastanza curiosito da Diofield Chronicles. Quello è il titolo completo, adesso non mi ricordo. Comunque è un titolo curioso. Non so se avrò occasione di giocarlo, però lo stavo tenendo d'occhio, sarò sincero. Sì, questo lì contrabbando. A seconda di che si tratti, la transazione potrebbe giocare a favore del nostro casato. Ok, va bene. La pioggia non sembra voler cessare, mi auguro solo che questo non ci impedisca di proseguire. Chat, anche voi occhi aperti, perché quasi sicuramente c'è un gatto qui e io voglio parlare con tutti i gatti, perché sono convinto che ci sia qualcosa. Non mi va giù di dover aiutare dei contrabbandieri. Avrei voluto trovare un'altra soluzione, ma sono pronto a questo e altro per il bene dei Wolford, e di sicuro anche chi governa si trova davanti a scelte molto simili. Ok, occhi aperti per i gatti. Ghila. Ah, ok, abbiamo già parlato, giusto? Oh, oggettucolo qua nell'angolino. Quindi, Federica. Avevo sentito parlare del contrabbando di sale già quando vivevo ad Aesglast. Nessuno può fare a meno del sale, e molti non hanno altra scelta che comprarlo illegalmente. Quel che non mi sarei mai aspettata era che avrei partecipato al contrabbando. So che è per il bene dei Wolford, ma sono combattuta. Eccolo! Miao! Vieni qua, miao. Vieni qua. Oh, bellissimo. Perfetto, abbiamo parlato anche con questo gatto. Serano, lo so che è troppo tardi, ma comincio a preoccuparmi che il mio travestimento possa venire scoperto. Il vero Sir Maxwell sarebbe stato molto più coraggioso di così. Anche in terra nemica, non trovi? Oppure ti daremo tutto il nostro appoggio. Faremo funzionare questo piano a ogni costo. Abbiamo bisogno dell'appoggio del cliente per poter contattaccare, ma perché lo scambio vada a buon fine, devi farti passare per Sir Maxwell. Dai, supportiamo. Non sai quanto mi ha in cuore sentirtelo dire, Sereno. Ho abbandonato il mio titolo e celato il mio stesso volto, ma ho ancora chi mi sostiene. Noi Wolford saremo sempre al tuo fianco, Roland. Sì, beh, per quel discorso che ti abbiamo consegnato. Scherzavo, cioè, nulla di personale. Sua Altezza Roland continua a fare giri e sfuggire di guardia, senza accorgersi di essere bagnato fradicio. Temo che la sete di vendetta lo stia accecando. Non credete anche voi? Nessuno può sostenere Roland meglio di te. La sua guardia personale e il suo modo di mostrare quanto sia determinato a mettersi in prima linea pur di riprendersi Glenbrook, mostrarci troppo apprensivi nei suoi confronti non farà che peggiorare le cose. Cerca di comportarti come sempre. Dai, nessuno può sostenere al meglio di te. La sua altezza si affiderebbe di certo più volentieri a voi, che siete il suo più caro amico, che è una semplice guardia come me. Non dire così. Se c'è qualcuno che voglia sempre su di lui e non abbandona mai il suo fianco, beh, quella sei tu.
Voglio che continui a offrirgli il tuo appoggio, in modo che io e Walford non potremo offrirgli. Non c'è bisogno di chiederlo. Dietro la sua maschera, lui rimane sempre il principe che ho giurato di servire. Hai aggiunto un nuovo oggetto agli scritti del vecchio decreto, bla bla bla. E io ho beccato un altro oggetto, quello là sopra. Dai, vieni qui, non farti pregare. Altro. Non mi pare. Torniamo un attimo sotto. Si può scendere di qui? Sì. Le porte non sono interagibili, vero? Questa no. Questa no. Questa no. Direi che a questo punto abbiamo parlato con tutti. Pochi quarzi. Ok, mi sto male. Ok. Sta per fare buio, ma non credo riuscirai mai a riposare con questa pioggia che entra dappertutto. Converrà passare la notte all'accampamento. E beh, sai com'è. Scusate se bevo come un cammello, ma in questo periodo non riuscite a dormire, se no dovreste riposarvi. Tommy! Bam! Non preoccupatevi per me, voi piuttosto. Perché siete ancora sveglia? Perché fate un casino della Madonna? La pioggia sembra non smettere mai. È vero, ma sono sicuro che domani tornerà il sereno. Già, lo spero anch'io. Vi vedo ottimisti. Io però credo che converrebbe prepararsi al peggio. C'è qualcuno che sta dormendo qui oggi? Ma come si fa a essere così insensibili? Il signorino stava cercando di tirare Lady Federica su di morale. No, oggi ha ragione. Dobbiamo pensare a un percorso alternativo in caso la pioggia non dovesse cessare. In fondo non cambia nulla. Che piova, che batte il sole, che cambiamo percorso. La strada che ci aspetta è una sola. Ricoprire di fango il nome della nostra nazione. Ne siamo tutti consapevoli. Ma così facendo otterremo la fiducia di Saltius. Anche con la sua fiducia non è detto che non faccia che ricattarci e usarci come pedine. No, al contrario, è sicuro che farà così. Non gliela daremo mica vinta facilmente. Di sicuro anche Saltius pensa la stessa cosa. Svegliatevi tutti, presto. Il sale è sparito. Come? Vabbè, l'avete lasciato la pioggia. Sono stati banditi. Ci hanno sottratto il carico. Non ce ne siamo nemmeno accorti, com'è possibile? Hanno colto alla sprovvista persino, ma devono essere professionisti. Non possono essere lontani, andiamo a riprenderci il sale. No, lo stanno leccando a morte, in modo da farlo sparire prima che arriviamo noi. Così quando arriveremo loro saranno tutti morti disidratati, ma avranno leccato tutto il sale. E se ci pensate, è il delitto perfetto. Come fai a far sparire un carico di sale? Lo lecchi fino a farlo, fino a disciogliere tutto. Oh, ma guarda chi si rivede. Mi ricordo di voi. Siete i banditi che ci hanno attaccato. Mi stavo giusto domandando chi poteva essere tanto pazzo da prendere una strada sperduta nel nulla come questa. Ma devo dire che non mi aspettavo di ritrovarmi davanti a Walford. Quindi ci avete rubato voi il carico. Vi conviene restituirlo. Ehi, guarda che questo è il nostro territorio. Voi ci siete entrati senza permesso. E ora nemmeno chiedete scusa. Chiudi il becco. Come osano delle donculi da star pazzo per attendere a certe cose? Hanno parlato quelli che si portano un carico di sale chissà dove. Di sicuro non è roba che avete ottenuto legalmente, quindi come sperate di dimostrare che era vostra? E saremmo pure criminali, ma di sicuro non siamo ladroni, non dopo aver rubato tutto questo sale.
Provate a prendervelo, se avete il coraggio. Beh, più che coraggio si tratta di avere la forza di riprenderselo. E qualcosa mi dice che dovremmo essere a buon punto per farvi un culo quanto una capanna. Ma così. Ok. Obiettivo, annientare l'esercito avversario. Condizioni per la sconfitta. Il tuo esercito viene annientato. Easy peasy, Mr. Squeeze. 10 unità a disposizione. A Roland ce l'hanno ridato al 40. Hai detto quasi. Ok. Ma a me stanno bene praticamente tutte le unità. Vediamo come disporle soltanto. Allora, vediamo un po'. Ne abbiamo un po' sul fianco. Qua un po' davanti. Ma al lato destro e dietro siamo sgomberi. Quindi la mia idea è piazziamo davanti i ciccioni, sicuramente non i guaritori. E acceri nei punti sopraelevati, togli un botto di mobilità, tu pure, tu passa pure nelle retrovie e via così. Perché io voglio asserragliarmi qua. Tanto devono venire loro da noi. E se non vengono loro da noi abbiamo modo di spezzare le forze. E qui dietro abbiamo dei punti perfetti per tirare con l'arco. Guardateci il sale che avete rubato. Se lo sogni. Peggio per voi che vi siete fatti derubare. Già che ci siamo, prendiamogli tutto. Lasciamoli mutare. トリス様のお通りだ。オラビス様のお通りだ。 Ok, Anna, 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 Anna. Che facciamo con te? No. Allora, facciamo qui, la piazziamo qui. Occultamento. E lei come il sole. Scesa, no, non posso salire sul tetto, quindi la mettiamo di spalle, così. Milo, tu potresti invece già provare ad andare all'attacco. Arrivi alla portata di qualcuno, sì. Subiresti qualche attacco, ma intanto... Addirittura... Vabbè, qui prendi solo botte, però. No, io direi facciamo così. Quant'è la probabilità di roba fuori? Peccato. Ok, tu invece ti sposti qua. Cioè tu dovresti colpire quello. Ok. Stai qua. Speravo schivasse qualcosa. Allora, cominciamo a rendergli le cose difficili. A chi si avvicina. Ah, cioè mi hanno avvelenato Milo. E lui non si è avvelenato, va bene. Perfetto. Quello ci è cascato come un tordo. Quindi adesso possiamo fare. Così. Spero di ucciderlo. Vabbè, ce lo facciamo andare comunque. Quindi lui lo si sta così. Ok, ora ti riconosco, Milo. Gila è
Ghila purtroppo si sta muovendo poco. Quanto è messa male lei? Ok, va bene, lo usiamo sto carta. Io come al solito la faccio la mia brocata. È troppo forte come magia. Invocazione della tempesta. E li frulliamo tutti. Uranaga, mai. Allora lo piazziamo qua. C'è fuoia. E mi va bene che se riusciamo a infliggere. Abbiamo la più bassa percentuale di. Se volete sapere di chi è la colpa di questa situazione, guardatevi allo specchio. Perfetto. È proprio quello che volevo vedere, un bel mancato. Molto bene. Intanto facciamo così. E facciamo tirare lo sciottone alla nostra amica. Quindi tu muori. Molto bene, quindi tu. Vabbè, non posso fargli un attacco alle spalle, ma posso fargli schifo, posso fare schifo, ecco questo che posso fare. Quindi ci possiamo portare qua. E giustamente per una casella non ce l'abbiamo. Tassiamolo finché possiamo. Che botta. Diciamo che il nostro problema al momento è che lui è bloccato lì. Dobbiamo sperare che arrivi prima il turno di Ghila. E invece è sempre più sfigatissimo se è nuova. Ti abbasso con un bussolotto in giro e poi arriva fin qua. Allora, lui è ferito grave, quindi sì. Ah, non ho considerato che non ci arriviamo. Ma neanche con l'area curativa, ma che sfiga ho! Non ho considerato che qua non si scende. Che piala che sono. Potete darmi del piala, non mi sono reso conto che. Qua è un collo di bottiglia proprio. Ah, perché con lui non ha funzionato e a me ha funzionato con lui? Che palle! Ma che vita di merda! Cazzo è finito, non me l'ha ucciso o sì? Non mi sembrava avesse tolto tutta la barra. Vabbè, intanto uccidiamo. Ah no, lui è ancora full life. Vabbè, tiriamogli due cartoni. Fatto un paio di errori un po' bruttini, devo ammettere. Perché probabilmente pagherò a caro prezzo. Cominciamo a vedere quanto male gli facciamo. Veleno
soltanto 36, ma lì a 24. Vabbè, tu intanto ti muoverai e non farai nulla, quindi tanto vale che fai un po' di tempo da bersaglio. E cerchiamo di incastrarci il più possibile. Vabbè, non ce l'ha lì. E però posso andare fin qui. Vedi che possiamo fare anche un attacco vista. No, attacchiamo e basta. Riusciamo ad attaccare lui? Sì, dai. Minchia. Non ha che bordate, tirano gli acciai amici. Butta la miseria. Mi bisciotta le unità. E beh, adesso devo per forza di cose muovermi per salvare. No, scusa, mi hanno ucciso sia Anna che Yuget. Ma Yuget aveva ancora mezza vita, dove? Dove è finita l'altra metà? Vabbè. Non ha che danni sbagliati non fanno. Ma veramente, non mi aspettavo che. Ma non l'ho neanche vista morire io. Giuro, parola di lupetto. Tanto vado usare la magia curativa. Dio mio, che botta. Vabbè, tu muori. E non so se ce la facciamo. Con questi danni non ce la faremo mai. Soprattutto perché gli status allora entrano sempre, a me non sono mai entrati. Non è entrato uno, maledetti bastardi. Ce la facciamo a farne passare? No. Esplodi. In realtà ce la possiamo ancora fare, ma porca miseria! Io l'ho vista così, Yuget, non mi aspettavo che riuscisse a ucciderci. Poi sono tantissimi. Allora vediamo un po' chi è. Loro non riesco a curarli tutti. Però riesco a curare loro. Se li metto qui, faccio un'area curativa. Mamma mia, che sbella. Ok, questo lo sistemiamo. Accidenti. Per oggi me la squaglio, arrivederci. Sì, però non siamo comunque al sicuro perché c'è ancora un botto di gente qua. E lei che è un vero problema. Non ho più punti per le carte, vero? Ah no, ne ho comprato uno. Però non chiaramente per te, quindi stai lì.
Ti prendi la sua roba di punti vita e stai buono buono qua. Allora, diventano sempre, dai. Tutti gli attacchi hanno uno status, no? I miei non, è come se non ce li avessero. Che rotti in culo. Ok, vediamo un po'. Oh, è la prima volta che entra uno status. Sono quasi emozionato. No, no, tu devi andare a prendere a calci. E non può neanche, che palle. Ma poi se finisce lì l'ammazza. E vabbè, lo facciamo così. Aspetta, posso forse fare... No, perché non c'avevo però un cubetto di vita. Che vita gamma. Facciamo l'attacco aereo e lo uccidiamo. Vediamo se siamo fortunati e lo paralizziamo. Non avevo dubbi. Yaruka. Dai però, va bene tutto, però dai, non dirmi che non ci arrivi lì. Oh, qualche una soddisfazione. E finché lei non si potrà muovere. Dobbiamo fidarci. Probabilmente ho fatto molto male, ma... E ti pare che non doveva subito avere il turno lui, tuo figlio di puttana. Ma quanta vita hanno, madonna mia. E tu gli dai un farmaco? Ma dai, dai. Sì, è proprio una caccola. Mamma mia. Se no gli diamo quello miracoloso e sti cazzi. Perché lei è su quei cazzi di trespoli lì? E sono... No, però aspetta. Ho avuto un ripensamento, vado qua. No. Vado qua e faccio scudo umano su di lei. Attaccatemela adesso. Brutti pezzenti. Probabilità 100%. Adesso no devanda ne. Gara arriva te. Giotto. Minasan no tai. Curativa. Iku wa ne. Poi quanto gli dura? E bene, neanche posso aggiungere a quello. Salve. Ciao, Yaruka.
リッシュ様のお通りだ。聞いただろ。Allora, perché se si va qua e foggiamo la scena. Osole mio. Ok. Allora, vediamo un po'. Mettiamola al sicuro. Yukuzo. Non ci credo, però qua dai. Aspetta, forse di qua. Vabbè, almeno mi avvicino. Avatake! Kaifuku shimasu. Arigato na. Oh, è finito finalmente. E la Madonna, che cartone. Esplodi. Aspetta, tu sembri prezioso. Jai? Qua? Ma posso bloccarlo? Simpatici come lui, la carta vetro sulle palle, mamma mia. Sori no tame ni shikara o shimeshimashou. Te credo, mi sciotta il tank con due colpi. Che roba rotta che sei, mamma mia. Molto bene. Vabbè, allora non mettermelo. Poi forse da qua. Non so se servì a qualcosa, ma intanto tu hai vissuto nel tuo mondo. Fatato. E mo adesso ti pigli tutte le mazzate che non ti sei preso fino adesso, cioè, ragazza mia. Ringrazia il cielo che sei stata chiusa in un angolino. Adesso ti pigli tutte quelle che non hai preso fino ad adesso. Brutta taccola. Ma Esana diciamo che è esanime. Io ti odio perché tu sei corri talmente tanto. Perfetto, quindi pure lei. A uno, non ci voglio credere. Vabbè, esplodi.
Dannazione, questa me la leggo al dito. Non fatemi essere scuro. Oh, ce l'abbiamo fatta. E intanto io a te non ci arriverò mai nella vita. Quindi tanto vale che io comincio ad avvicinarmi all'altro simpaticone. Comunque c'è il dosso che ha messo peggio vita. 1, 2, tu come sei messo? Non bellissimo. Posso fare il salto lunare per arrivare qua? Oh, non è ancora morto. E anche tu ti muovi. Aspetta, adesso vediamo come si sale per andare da lui. Quindi no, di qua conviene che io vada. Ostoso! Vabbè, un po' qua. È assurdo che non arrivi lì sopra, però. Sayonara. Kaifuku wa omakase o. A me rimane soltanto più quel simpaticone. A questo punto tu fai pure man bassa. Non è esattamente una battaglia eclatante o esaltante da vedere, questa. Siamo onesti. È una battaglia che abbiamo vinto abbastanza per il rotto della cuffia. Non ci sono altri tesori. E vabbè, ce ne facciamo una ragione. E io posso usare il salto per accelerare. Di qua non si sale, però di qua sì. Vediamo chi arriva prima a sto punto. Ci tuteliamo, li buttiamo nel caso. Aspettiamo il prossimo turno. Ci abbiamo mica fatta intanto. Sono
È l'unica cosa fastidiosa come hanno messo i controlli. Lo so, è un overkill senza senso. Però è estremamente bello da fare. E alla fine ci è arrivata comunque prima lei. Non vorrei essere. Vabbè, facciamo valere alla fine. Chiamando tutte le abilità per massimizzare più esperienza. Ucciso dalla trappola. Questa è una retorica della vita. Però fascia tonificante, legno di qualità, fibra, cristallo, un'altra medaglia al merito. Sì, abbiamo fatto jackpot. Ma proprio jackpot. Pessima battaglia, ma ci siamo vivi. Ah, avevo sentito che si erano ammolliti, ma questi sono fortissimi. Ci conviene scappare prima di metterci la pelle. Dannati, Wolford. Un giorno vi pentirete di aver preso la nostra base segreta. Vabbè, de dillo, no? Cioè, ci vuole una bella faccia tosta. Infatti, comunque, di cosa stavamo parlando prima che ci interrompesse? Lasciamo perdere per oggi. È tardi. Sono d'accordo. Ci siamo riposati in sala. E adesso possiamo riposarci. Domani è un altro giorno. Bisogna sempre sperare in ciò che il futuro ci riserva. Un po' di qualunquismo in più. C'è forse stato qualche problema di cui non sono al corrente? No, nulla. Ora riposiamo tutti. Giusto. Domani dobbiamo riprendere il viaggio. Pragmatismo. Ed eccoci qua. Arrivati ad Arrakis. Sconfitti i banditi, la compagnia di Wolford lasciò finalmente le montagne per entrare in grande segreto nelle terre del Granducato di Arsglast. Spero che abbiate dei travestimenti, perché se arrivate così... bel tempo. Ancora da casa mia. Dovremmo essere vicini al luogo dello scambio, ma con tutta questa nebbia non si vede niente. Condizioni perfette per attendere un'imboscata. Anna, controlli paraggi. Troppo tardi. Bene. Fermi dove siete, o ve ne pentirete amaramente. Non abbiamo intenzione di resistere. Un momento. Sono quei capelli. Svarg. Ma certo. Federica. Quindi voi non potete che essere del casato di Wolford. Ma cosa ci fate qui? Non pensavo di incontrarlo così, Svarg. Ok. Facciamo buon viso cattivo gioco. Vedremo. Salvare? Assolutamente sì. Sii prudente sul tragitto. Così, qui squiglia. Su richiesta di Saltius, il casato di Wolford si è trovato a trasportare un carico di sale di contrabbando verso Asglast. Dopo aver spinto dei banditi e caccia della loro merce, la meta sembrava ormai raggiunta. Prima di arrivare a destinazione, però, furono circondati dai soldati.
Si trattava dell'esercito personale di Svealg, responsabile delle due sentinelle, le torri poste a guardia dei confini di Asglast. Il cielo atterrito. Sono sorpresa. Non credevo foste voi il mandante di questo commercio di sale. Io non credevo di trovarmi davanti Wolford come corriere. Ah, Svarog, vecchia canaglia, sei tu quindi? Questo siamo stati costretti a fare per poter sopravvivere. Non posso nemmeno immaginare cosa dobbiate aver passato. Tutti vorremmo sempre fare la scelta giusta. Ma parliamo piuttosto di voi, zio. Non trovate che il traffico legale di sale sia una cosa discutibile a dir poco? Ciascuno la pensi pure come vuole. Io, dal canto mio, non ho intenzione di finire i miei giorni in un remoto avamposto. Tutto questo lo faccio in previsione di qualcosa di ben preciso. Comunque sia, avrei una domanda. Qualcuno fra voi sa chi è stato a uccidere mio figlio? Ah, sorpresa! No, nessuno. Capisco. Si diceva che il colpevole fosse qualcuno collegato a Glenbrook. Io non lo credo affatto. Parli come se lo avessi visto con i tuoi occhi, Federica. Perché noi c'eravamo negli ultimi momenti di Ser Dragan. Che cosa? Ma allora, come fate a non sapere chi è il suo assassino? Ve lo chiedo di nuovo, Wolfert. Chi ha ucciso mio figlio? Quel giorno, nella miniera non c'era nessuno di Glenbrook, a parte noi. Sono stati dei soldati di Asglast ad attaccare a Dragan. Noi gli abbiamo fornito assistenza eliminando gli assalitori, ma subito dopo è stato colpito da una freccia scagliata da un superstite. Una spiegazione molto pulita e conveniente, ma anche piuttosto interessante. Se ciò che mi dite fosse vero, allora Gustador starebbe mentendo. Mi sbaglio. Si è fatto tardi. Conduceteli al dormitorio. Intendete fidarvi di noi, quindi? Farò finta di non aver incontrato nessuno oggi. Credo che sarà meglio per entrambi. Non trovate anche voi? Seguitemi, signori. Da questa parte. Curioso, no? Ospiti del nostro nemico. Ecco qua. Io direi, signore, ci facciamo un giro all'accampamento subito, in primis, in modo da dare un'occhiatina se possiamo acquistare roba nuova, ma soprattutto potenziare qualche unità. Dopodiché io vi saluterei. Abbiamo fatto un'oretta e mezza, mi chiedo scusa, ma purtroppo non posso fare troppo tardi. Mi chiedo se tuo padre si sia mai immaginato che questo giorno sarebbe giunto. Va bene, evitiamo i dialoghi. Ok, vediamo con gli scambi. Ok, le medaglie all'onore e le medaglie al merito le abbiamo già tutte. Cominciamo a vedere, ci sono altri... No, ok, va bene. Come siamo messi qua? 1523, ci mancano meno di 100 punti in libertà e abbiamo sbloccato anche la geologa. E dopo quella ci mancano, credo, 4 personaggi, 5 forse... E abbiamo tutto il roster completo. Quindi siamo a buon punto. Con avanzamento di classe. Credo che non abbiamo più nessuno da far avanzare, perché abbiamo tutte classi avanzate. Esatto. Possiamo far avanzare una classe Elite, però io eviterei adesso. Anche in virtù del fatto che non stiamo usando questi personaggi, quindi
Nisba. Vediamo se possiamo invece comprare roba nuova. Ok, qua non hanno messo nulla di nuovo. E qua neanche. Però noi abbiamo ricevuto un oggetto nuovo. Vediamo un po' chi è che non ha tanti oggetti. Gila? Ok, Gila ne ha... no, sbagliato. Fascia tonificante. Ah, fa recuperare un po' di punti vita all'inizio del turno. Non aumentano per il fatto che ti togli la rigenerazione dei PT è troppo. Mettendo la cavigliera nera, e la fascia tonificante, forse si può fare una combo. È un po' qualcuno che non ha l'anello della magia su di lei, va bene. Potremmo provare a farla su di lui, la combo. Cavigliera nera aumenta forza, magia, difesa e difesa magica, ma provoca danni all'inizio del turno. E poi ci mettiamo la fascia tonificante che fa recuperare un po' di punti vita all'inizio del turno. Non so se è una strategia vincente, la proveremo. In ultimo ci facciamo un bel giretto qua alla faccia del quarzo, ribalta la situazione. Pietra di qualità, fibra di qualità, cerca un'opportunità di vittoria mentre resisti ai violenti attacchi nemici su questo campo di battaglia che metterà molti tuoi movimenti. Scopri come posizionare al meglio le tue unità per evitare che lo scontro si trascini troppo a lungo. Quindi probabilmente avremo poche unità qua e i nemici saranno tutti al 41. Questa è un'ottima missione, vi ricordo, per livellare. Se volete fare piccolo ripasso, così dai, facciamo ancora una decina di minuti. Se siete interessati a fare soldi, paradossalmente la missione migliore è il campo di battaglia affollato. Facciamo un ripasso per chi non ha seguito tutte le live. Questo perché vi dà 2000 garantiti. Le missioni che vi danno più soldi sono molto 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 più lunghe e soprattutto vi richiedono di fare un po' di cose. Ve la faccio vedere rapidamente, così non mi stramaledite e facciamo ancora un pochettino di live e io non vado, non stacco subito, che mi sembra proprio poco carino. Dai, facciamo ancora un attimino, così vi faccio ripassare questa combo che è molto carina. Per questa vi serve soltanto Milo. Esana e Benedict sono gli unici tre personaggi di cui avete bisogno per questa combinazione. No, ma sto già troppa gente. Via Serenoa e via Roland. Quindi lei va al centro e loro due vanno dietro. Per comodità li metto così. Quindi via. L'idea è che in 2 minuti facciamo 2000 monete e questo lo potete fare all'infinito. Adesso, prima cosa, come iniziate, usate subito una carta. Avete bisogno di sequenza rapida, in modo che subito dopo di lei tocchi a Esana. Quindi con lei vi muovete in avanti. Giampate in mezzo ai nemici. Quel sacchettino contiene i 2000 che vi dà come ricompensa la missione. A questo punto usate un'altra carta, grido di battaglia, vi ricaricate, invocazione della tempesta, fate passare questi 2 turni che non possiamo fare altrimenti. Benedict, quindi fate ora mai più, in modo da dare subito il turno a Esana. Lui sta qui e boh, bella che è finito. Finita una missione, vi fate un po' di pragmatismo morale. Libertà, 2000 di denaro, 4 o 5 punti encomio, dipende da come vi gira. E questo l'avete fatto in poco più di un minuto, giusto per darvi un'idea. Al contrario, se invece volete far livellare i personaggi,
uno, vi consiglio di investire i soldini per acquistare il... aspetta che non mi ricordo come si chiama il nome dell'oggetto. Anello di acquamarina. Aumenti i punti esperienza ottenuti. Se ricordo bene li raddoppia. E fate sempre missioni di alto livello. Avete dei personaggi deboli? Poco importa. Ogni azione in Triangle Strategy vi dona esperienza. Qualsiasi. Anche usare un oggetto. Usare l'oggetto, quella che viene da di meno. Uccidere un nemico, quella che viene da di più. Usare un'abilità, curare un alleato. Usare un buff o un debuff. Qualsiasi cosa sia un'azione che non sia un movimento vi dà punti esperienza. Questi punti esperienza dipendono dal livello della missione, ma anche dal livello del nemico che attaccate, ad esempio. Quindi anche se perdete la missione non importa, anche se muoiono le unità non importa, se attaccate e fate danni a nemici più forti di voi prendete considerevolmente più esperienza e con l'anello la raddoppiate. Quindi se volete livellare prendete missioni di alto livello e al diavolo anche se le perdete, non importa. Quello che ci importa è far livellare i personaggi. È un po' lunga come cosa e soprattutto è molto meno punitiva di un qualsiasi Fire Emblem, dove esiste la permadeath per i personaggi e quindi vi asfaltano malamente se perdete un personaggio. Detto ciò, c'è anche il discorso del grosso squilibrio che di solito si può venire a creare in una partita media a Fire Emblem, proprio perché la tendenza è che il personaggio più forte tende a uccidere più frequentemente e quindi è facile che ci siano un 1, 2, 3 personaggi fortissimi e gli altri un po' sotto alla media, e se vi muore un personaggio forte son cazzi, credetemi, ma son cazzi veramente, soprattutto perché meno personaggi forti avete più è difficile riprendersi. Poi detto questo, signori, passo sul mio faccione. Io spero che vi sia piaciuta questa live, anche se le sto facendo di recente un po' più corte, anche perché ho ancora un po' di tosse. Adesso stasera mi è andata molto bene, ma anche perché ho bevuto come un cammello. Detto questo, abbiamo fatto un po' più di un'oretta e mezza e io sono già molto contento così, proprio perché finché è estate io non mi riprendo del tutto, preferisco non esagerare. Io intanto continuo a chiedervi, appunto, proprio perché sono curioso e spero che Triangle Strategy vi stia piacendo almeno tanto quanto a me, anche perché fare un NG più non è una cosa da poco, è impegnativo. E quindi, appunto, ditemi anche voi se volete che io interrompa questo NG più, me lo faccio per conto mio, e piuttosto vi farò poi vedere le battute finali, cioè porto avanti il gioco per conto mio e ve lo faccio vedere in live nelle sue battute finali. Se invece vi va bene continuarlo assieme proprio uno a uno così, io semplicemente mal più farmo un po' off screen e fine della favola. Come mi ha chiesto Cyrus, sicuramente su questi schermi vi porterò poi, quando ci sarà, magari addirittura farò anche la recensione se mi capiterà, Tactics Ogre, proprio perché è un titolo che mi interessa moltissimo, e poi vedremo, perché ci sono altri titolini che sto tenendo sott'occhio, anche diversi. Adesso tra lavoro, tra questo, ecco il fatto che la Gamescom è ormai estremamente vicina, mancheremo per un po', ancora questa settimana e la prossima dovremo esserci. Io non vi garantisco di esserci la prossima, vi avviso subito perché potrei essere un po' incasinato, ma per adesso ci sono, fino a prova contraria dovrei esserci. Per il resto, appunto, spero che vi siate divertiti, vi auguro una buona serata e non mi resta che dirvi buonanotte, buone botte e come al solito, alla prossima. Passate una buona serata e alla prossima.